Le 12.33 minuti a inizio Radio Viola sulla di radio anche quest'oggi, mercoledì 3 aprile, questa sera Fiorentina-Atalanta, che è l'andata delle semifinali di Coppa Italia, quindi direi il primo match spartiacque della stagione, così l'ho definito nei titoli. Un saluto a tutti voi da Niccolò Santi, saremo insieme fino alle 14 per l'analisi di questo match soprattutto, e un saluto anche a Mario Tenerani. Ciao Mario, ciao, ben trovato. Ciao Niccolò, un saluto a tutti voi. Sì. Torna quindi lo sport sulla di radio dopo l'immancabile Caffè Viola di questa mattina, ci farà compagnia per un'ora e mezza Claudio Piccinetti. Ciao. Eccolo Claudio. Là. Sì, buongiorno Niccolò, buongiorno Mario. Buongiorno. Ciao, ciao Claudio. Con Claudio siamo stati ieri sera ospiti e protagonisti di una serata meravigliosa, ecco, che ho parlato stamani. Ora però ve lo voglio richiedere, perché ti ho sentito stamani. Ma, guarda, allora vorrei che parlasse Claudio, perché io tanto stamani ho già espresso la mia opinione, è stata una serata di una bellezza rara. Ho parlato della forza devastante delle cose semplici. Sì. Le cose semplici fatte col cuore hanno una potenza straordinaria. Ho paragonato tutto questo alla tramontana. Mi è piaciuto moltissimo vedere gli ultra che hanno 6-7 anni più di me, e quelli coetanei e quelli molto più giovani dell'1926, tutti insieme a sedere per omaggiare tutti Giancarlo Antonioni e poi l'ex Viola, tra i quali c'era Piccinetti, presenti. Giancarlo l'ho visto felice come raramente negli ultimi tempi, non l'avevo mai visto, e quindi bene, felice. Lasciami dire che la curva Fiesole, oltre ad avere molte qualità, anche quella di avere capacità organizzative straordinarie, perché io non so come fanno, ma insomma riescono veramente a mettersi in moto e sono stati bravissimi. Poi al Circolo Rondinella voglio ricordare il presidente Roberto Ciulli e naturalmente Dimitri Buzzigoli, Marzio Brazzini e tutti gli altri, Piero Papini, Michelangelo Comanducci, il Coma, insomma tanti che hanno organizzato tutto lì alla Rondinella, sono stati, e Alessandro Montini, che poi è uno storico venditore di pesce del mercato centrale, ma è anche uno chef pazzesco, ha fatto un cacciucco alla fine del mondo. Ma insomma, è stata... Fammi dire che Antonioni ha anche scritto su Facebook un post. Ieri sera una serata indimenticabile. Ancora una volta ho sentito tutto il vostro affetto e la vostra stima. Oltre a queste targhe meravigliose, anche i fuochi d'artificio sull'Arno. Grazie, grazie, grazie. Non me lo dimenticherò mai. E poi devo dire, alla fine, proprio sul greto dell'Arno, sul dietro del Torino di Santa Rosa, poi io sono affascinato da quel posto, perché per me è Sanfrediano. È Sanfrediano, è Vasco Pratolino, è Pratolini, è proprio la Firenze. Mi fa impazzire, e quindi proprio quella bella popolare, insomma, con i valori ancora di una volta, e con la schiettezza e anche l'asprezza, la rudezza dei sanfredianini, con un grande cuore. Però, e insomma, sul dietro del Torino Santa Rosa sono tornato giovane anch'io, perché hanno acceso i fumogeni più tardi, che io purtroppo in curva Fiesole non ci vado più, non ci posso più andare, però ho rivissuto per un minuto quell'atmosfera lì, stava lì. Poi vedere Antonio col fumogeno in mano, insomma, tanta roba. Però mi interessano le persone, Claudio Piccinetti, e magari queste cose le ha vissute più dal campo, non andava in curva da ragazzo, quindi vorrei sentire un commento tuo, Claudio. Ma ti devo dire la verità, per chi ama Firenze, per chi ama la Fiorentina, quale luogo migliore per una serata fra amici, perché veramente eravamo fra amici a festeggiare un campione come calciatore, un campione come uomo, un campione come tutto. E veramente hai detto bene te, Mario, era felice Giancarlo, ci ho parlato, ci abbiamo parlato, era poi vicino a noi fatto... a sedere. Certo. Certo, no, ma era veramente contento. Ma poi al di là che il traguardo tra i posti, no? Insomma, parlava con tutti. Vabbè, avrà fatto 150 foto, ma questo lo sappiamo. No, ma Giancarlo è sempre disponibile per tutto e per di più. Quando viene laggiù da me al Ballerini con i bambini farà mille fotografie. Veramente un ragazzo eccezionale. Ti rendi conto, c'è qualcuno magari fa lo scontroso. Invece Giancarlo, com'è possibile, quando è possibile, perché ha molti impegni, viene, si rende disponibile. Cioè, e tempo fa è venuto da me a fare una cena con il mio presidente, lui, Chiarugi e Merlo. Cioè, la sobrietà della serata di ieri sera. Ma tu hai capito la cosa di cui sono capaci? Io li chiamo ancora ragazzi, no? Perché a parte l'1-9-6 che sono ragazzi veramente, ma insomma il collettivo più o meno hanno la mia età, che siamo tutti coetanei nati alla metà degli anni 60, e gli altri sono più grandi di me, quindi cominciano a essere, avere un'età importante, no? E cosa sono tutti insieme? Cioè la forza che ha
questi tifosi che ha questa curva incredibile, veramente, guarda, e poi qualcuno si meraviglia ancora, le coreografie sono così belle, ma insomma, ieri sera hanno dato un'altra grande dimostrazione, bravi, 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 e grazie al circolo del Torino e Santa Rosa. Sono dei ragazzi, come ha detto te, poi momenti anche toccanti quando hanno ricordato Walter Tantulli, io sì. venendo a casa ho chiamato Alice, lo sai, ha lavorato certo. con me, la figlia di Walter, e gli ho detto, guarda, digli alla mamma che hanno ricordato, io l'ho ricordato l'anno scorso, abbiamo premiato la memoria di Walter Tantulli lì al Ballerini, c'era la mamma, ho detto, guarda, momenti toccanti, hanno nominato diverse volte il tuo babbo, perché se lo merita, quindi quando avrai l'occasione ringrazio a questi ragazzi, perché sono stati dei momenti veramente di storia per Firenze e per la Fiorentina. È così, veramente, bravo, sì, bravo, sì. Claudio. Allora, pronti a decollare? Allora, sì, intanto ricordiamo i numeri per interagire sì. con noi, 3925727775 per i messaggi scritti e anche vocali, e poi la linea fissa per intervenire in diretta, 055572637. Non ho colpevolmente salutato Luca Paradisi, a cui auguro un buon lavoro al coordinamento tecnico, e poi andrei anche a fare l'analisi della gara di stasera, a cominciare dall'Atalanta, perché Claudio, l'Atalanta ha fatto diversi cambi anche tattici negli ultimi anni, però probabilmente fa dell'intensità, delle verticalizzazioni, del pressing continuo, no? I suoi cavalli di battaglia, quindi senz'altro una partita che come sempre sarà molto aperta. Poi ricordiamo Gasperini peraltro sarà squalificato, e quindi in tribuna hanno preparato tutta una serie di sicurezze ad hoc, perché come sappiamo, no? Non è accolto esattamente contare a luce e vino Gasperini a Firenze. Però volevo sapere da Claudio che Atalanta dobbiamo aspettarci questa sera, quali sono le maggiori insidie? Ma sai, vista l'Atalanta di Napoli, sulla falsa riga di quella squadra lì, voglio dire, però anche loro passano dei momenti buoni e dei momenti meno buoni, no? Il lavoro di Gasperini, le squadre che giocano, cioè di Gasperini, giocano ad alta intensità, e ad alta intensità, che vuol dire molte cose, non è facile avere anche la continuità, scusate il gioco di parole, però è una squadra temibile, e certo, chi ti vuoi ritrovare in semifinale? Cioè, voglio dire, è una squadra scorbutica, una squadra che ha corsa, che ha contrasto, che ha gamba. Certo, io ti devo dire la verità, se stasera rientreranno Bonaventura, Arthur e spero Gonzalez, e con questi tre calciatori che naturalmente spero vadano a offrire un rendimento come ci aspettiamo da loro, la Fiorentina se la gioca. Basta che abbia il modo di pensare, il modo di difendere, gli equilibri, il difendere di reparto. Basta che la Fiorentina giochi, ma pensi anche, perché pensare ti aiuta. Ecco, queste sono parole semplici, però sono quello che racchiude la fase difensiva della Fiorentina. Spesso non pensano. E invece bisogna pensare e leggere. A questo giro è fondamentale, importante. Perché sennò l'Atalanta Senti, fa male. Tu come ti poni? Io purtroppo stamani, vabbè, non ci voglio più tornare, ho registrato per l'ennesima volta un malumore, almeno tra gli ascoltatori di Lady Radio, diffuso nei confronti italiano, che mi dispiace, però ognuno la pensa come vuole. Certo che i gol presi, come il secondo col Milan, sono inaccettabili, no? E tutti dicono che è sempre così. Allora, io so invece che tu l'hai elogiato, no? In questi anni, italiano, ci dici, ci spieghi com'è possibile tenere insieme le due cose, cioè com'è possibile non rinunciare a questa vocazione offensiva che porta la squadra italiana a scaricare nella metà campo avversaria anche 8 giocatori, no? Talvolta 7-8 li porta, con una punta di equilibrio in più, cioè non magari non tenere la difesa altissima così, o fare delle preventive ancora migliori. Qual è il punto di equilibrio? Perché oggi l'italiano viene criticato soprattutto per questa cosa, lo sai, no? Ma vabbè, cioè, questo fa parte, vedi Mario, ma è giusto che ognuno, i radioascoltatori, i tifosi, che ognuno certo, dica la sua, naturalmente con sobrietà, con critica costruttiva, eccetera. Italiano è questo. Naturalmente ha ottenuto dei risultati con una rosa non altisonante, e questo è dovuto alla sua filosofia, anche se ti devo dire, io sono diverso da lui, prima di tutto perché non ho mai allenato in Serie A, ma nel mio piccolo ho sempre avuto degli equilibri
che mi hanno portato a livello di settore giovanile a raggiungere grandissimi risultati. Nessuno lo può disconoscere. Io sono più un equilibrato. Certo, oggi ci sono le mode, la modernizzazione del gioco del calcio. Guardiola che ha inventato, perché è uno studioso del calcio, no? Guardiola, certo. Ma coi meglio siamo tutti. Se mi dai il tartufo, Mario, ti faccio uno spaghettino bianco, certo. Ti ci metto due scaglie che il tartufo, ma noi il tartufo non ce l'abbiamo, purtroppo. Guardiola ha creato anche tanti mostri, probabilmente, mi permetto di dire, nel senso, successe la stessa cosa 40 anni fa con Arrigo Sacchi. Quasi 40 però anni vedi, fa, Mario, cioè, non fu il sacco il problema, fu il sacchismo. Certo. E questa è la differenza. Certo. Però dico questo, no? Se c'è qualcosa di nuovo tutte le volte nel calcio, nell'andare avanti, è uno che inventa sempre qualcosa, inventa, dico calcisticamente, a livello tattico. E questo gli va dato atto. Questo come quando è arrivato il sacchismo, come ha detto te, che poi lui non prediligeva il trequartista, voleva, lui si fida molto del gioco, no? Sacchi, che dici, lo rispetto, ha cambiato con il prese, ma l'ha fatto con Gullit, l'ha fatto con Van Basten, con Baresi, con Donadoni, e c'è con Ancelotti, eccetera eccetera. Però dico, oggi che cosa c'è di nuovo ancora? Guardiola ce l'ha fatto vedere in una squadra che è in primis fra le migliori al mondo, ha portato un difendente a giocare a creare superiorità numerica. Ora lo fa l'Inter con Di Marco, ma lo fa l'Inter con Di Marco, che di dietro a Bastoni, Acerbi e Darmian o Pavan. Signori, ecco, la Fiorentina, secondo me, la filosofia di Italiano, che io apprezzo molto, lui la deve un pochino cambiare, secondo me, e la cambierà, perché poi a picchiare la testa, piano piano poi si ragiona. Ma non è questo, secondo me lui ha ragionato, ha detto preferisco questa filosofia a stare rabberciato lì, a mettere il puma davanti alla difesa, perché non me lo posso permettere, ne perdo una in più. E certo, a noi si scoccia, perché siamo tifosi, si va allo stadio e perde una partita come se è persa col Milan, dispiace, come se ne perse anche altre. Ecco. Claudio, c'è la però pausa? Sì, no, c'è la pausa, però prima della pubblicità il Frank chiede: oh Mario, mi togli una curiosità, per il calcio storico, quale colore tifi? Perché, beh, è vero, è una bella domanda. Allora, ora non vorrei, te non posso, ti rispondo sulla dopo fascia, la pausa, dai, a tra poco sulla di radio. Buongiorno, ancora auguri a grande Giancarlo, bellissima festa, ho visto le immagini, Giancarlo non si scorda mai. Certo, ci tocca far finta di nulla del fatto che non sia stata celebrata al Viola Park e che l'attuale Fiorentina se ne freghi anche del 70° anniversario del nostro capitano. Non c'è più speranza per questa società, allo sbando totale. Ciao da Giorgio. Buongiorno ragazzi, io penso che anche se stasera viene la sconfitta, basta, cioè Italiano o che si dimetta o che venga esonerato, perché non c'è più stimoli per nessuno, né per lui, né per i calciatori, né per gli addetti ai lavori e neanche per noi tifosi, cioè ormai è stata fatta questa cosa, basta, per cui sarebbe meglio dare uno scossone. Bene, grazie, Mario da Venio.
Questi i vostri messaggi vocali sulla di radio a Radio Viola. Niccolò Santi che vi sta parlando, collegato con noi anche Claudio Piccinetti. Come vedi, Claudio, il tema italiano fa sempre, diciamo, discutere. Senz'altro, a me viene da dire, la squadra in questi anni non è granché cresciuta a livello di organico, mentre l'allenatore, vuoi o non vuoi, le sue evoluzioni le ha fatte. Non so se sei d'accordo. No, no, di sicuro sì. Cioè, è cambiato molto italiano da quando è venuto al 4-3-3, poi è passato al 4-2-3-1, voglio dire, poi ha rivisto anche qualche cosina, abbiamo visto anche diverse Fiorentine, no? Nell'andata, cioè nel campionato in essere, abbiamo fatto 2-3 partite, abbiamo vinte 1-0 con una difesa più bloccata. È chiaro, poi può creare superiorità numerica nel mezzo al campo quando magari gioca con due giocatori come Danca e Mandragora, senza Artu e senza Bonaventura, cerca di aggiungere un uomo al centrocampo, però tu rischi dietro, è chiaro. Poi ci sono dei giocatori che nella lettura, al di là che devono migliorare nel difendere di reparto, perché la Fiorentina a volte sì, è carente anche a difendere di singolo, ma di reparto a volte è una Fiorentina troppo aperta, troppo. Ma questa fa parte della... Io, guarda, apprezzo un allenatore che dice: io su queste idee e vado avanti con queste idee. Io sono uno un pochino, ci sto attento a queste cose. No, cerco di stare un pochino più coperto, ho fatto delle gare dove giocavo con squadre più forti e mi dovevo coprire, mi dovevo questo su questo, e ho giocato a specchio a camicia degli altri, ma parlo di settore giovanile. E Serie A non può sempre stare a cambiare. Certo, qualcosa ha rivisto anche lui, ma ricordiamoci, Gonzalez è stato fuori 2 mesi, Artur, non abbiamo più rivisto Artur dell'inizio di campionato, Bonaventura anche lui ha avuto dei problemini fisici, eccetera eccetera. E ragazzi, signori, no, ma di sicuro la sfortuna, Claudio, che è subentrata, ci ha messo del suo. Allora, io vado a salutare anche il prossimo ospite che è già in linea con noi. Prima ripetiamo i numeri 3925727775 per i vostri messaggi che a brevissimo leggeremo, e per intervenire in diretta 055572637. Ma noi di Atalanta andiamo a parlare con chi nell'Atalanta ci ha giocato, e cioè l'ex difensore Davide Brivio, che saluto. Grazie per essere con noi, Brivio. Grazie a voi per l'invito, buongiorno a tutti. E tra l'altro ha fatto anche parte della Fiorentina di Prandelli negli anni. La prima Fiorentina. Il 2005, 2006, sì. 2007 erano quelli gli anni. Esordì, credo. Ciao, sono Mario Senelli. Esordì a Torino con la Juventus, se non mi ricordo male. Esatto, sì, in Coppa Italia. Coppa Italia. Per l'appunto. Lui era stimatissimo da Pantaleo Corvino, mi ricordo. Vero? Esatto, giustissimo, sì. Sì, e tra l'altro è stato anche nel Lecce nel 2010-11-12, quindi sì. Ecco, Davide Brivio è arrivato all'Atalanta in realtà nel 2012-14, quella stagione, ed è tornato un anno prima, se non sbaglio, che arrivasse Gasperini. Dopodiché è iniziato il ciclo appunto di Gasperini, dell'Atalanta, l'evoluzione, l'Europa e anche l'evoluzione a livello strutturale, senz'altro, e impiantistico dell'Atalanta. Quindi, con occhi esterni, quanto è cambiata l'Atalanta di Brivio rispetto a quella appunto negli anni di Gasperini? Allora, diciamo che adesso l'Atalanta è un top team, la considero nelle 4-5 squadre più forti d'Italia, ha raggiunto sia a livello di prima squadra che a livello di giovanile un top club, sta diventando, è ormai una squadra fermata dove anche giocatori di un certo valore possono anche approdare una squadra come l'Atalanta. È cambiato soprattutto il calcio con il modo di arrivare di Gasperini, sono anche cambiati gli obiettivi, adesso si pensa sempre quasi esclusivamente alla zona Europa, quindi è questo il cambiamento. Il frutto sta che già quando c'ero lì io, il presidente Percassi parlava appunto di questo progetto che aveva per l'Atalanta, e con gli anni appunto è riuscito ad arrivare a raggiungere questo obiettivo, e adesso sta continuamente portando avanti questo suo progetto. Ecco Davide, ma tu dove tu sono nuovo di calcio? Infatti hai smesso nel 21, mi sembra, no? Di giocare. Esatto. Alla Triestina, sì. Sì, Triestina, quindi esatto. Insomma, hai fatto una gran carriera e hai smesso da pochissimo. Ma se tu dovessi trovare il segreto, perché l'Atalanta, per dire, il settore giovanile, qui abbiamo diretto noi Claudio Piccinetti, che è un grande maestro del settore giovanile, il settore giovanile l'ha sempre fatto, no? Ero bambino io, facevo il settore giovanile alla grande, poi c'è stata l'era di Mino Favini, quindi loro, diciamo, da 50 anni e sto basso, con i giovani, se non sono i migliori d'Italia, sono tra i migliori in assoluto. A un certo momento, quando arrivi te, c'è lo scatto, no? Da regina delle provinciali, così le chiamava l'Atalanta, no? La squadra più importante tra le provinciali,
Oggi direi a grande a tutti gli effetti, perché se vedi lo stadio in costruzione, il centro sportivo, i risultati, la Champions League, quello che vendono, quello che comprano, sono una grande a tutti gli effetti. Secondo te qual è stato il segreto, se è stato uno o più di uno, per far fare questo salto, e tra l'altro nella continuità, perché ora sono direi almeno 8 anni, no, che siamo a quei livelli lì, Davide? Sì, esatto. Allora, intanto ti ringrazio per i complimenti per la carriera. No, è vero, per riguarda... l'ha fatta importante, ho detto la verità, non è che ho detto bugie. Vai. Per quanto riguarda l'Atalanta, è stato, io lo considero un progetto, appunto perché Percassi veramente ci parlava di questo progetto che lui aveva in testa, che ci faceva vedere con la costruzione dello stadio, dell'ampliamento del settore giovanile, delle strutture. Quindi quando io penso... penso che pensano in grande, oppure pensano a questi progetti qua, anno dopo anno si riesca a raggiungere questo obiettivo. Soprattutto il merito, secondo me, io lo devo dare a Gasperini, a Sartori, sì. Che Gasperini secondo me è un grandissimo allenatore, sottovalutato qua in Italia. Le spiego sinceramente perché, io l'ho avuto a Genova a 19-20 anni, dove lui già aveva e mostrava un calcio diverso, e forse era un calcio del giorno d'oggi, un calcio moderno. L'ho conosciuto 10 anni fa e dopo 10 anni poi l'ho rincontrato a Bergamo, anche se ho fatto solo il ritiro con lui. È un grandissimo allenatore che sa valorizzare tutti i giocatori, perché nel momento in cui le cose vanno bene, e vanno sempre bene con lui, il giocatore prende sempre più fiducia e riesce a raggiungere il livello più alto della sua carriera, e questo lo sta dimostrando con tutti i giocatori. E poi c'era anche Sartori, che era bravissimo a pescare questi giocatori esteri e li portava, appunto, era però, il giusto mix per fare la vita. Davide, ma è vero che Gasperini poi chiede tantissimo in allenamento, cioè che fa veramente lavorare tanto i giocatori, perché poi non è una leggenda, chi va a Bergamo dimagrisce, no? Lo leggevo, no, a parte Muriel, che insomma arrivò era un po' cicciottello, ma lo stesso Ilicic, che insomma già era magro, lesse un'intervista che disse: io non ho mai lavorato così in vita mia. Ma se non sbaglio Pessina disse: io a fine allenamento andavo in bagno a vomitare. A vomitare, certo, come succede negli sport di fatica tipo la pallanuoto o l'atletica leggera, sono ancora più faticosi del calcio. Davide, dai, è vera sta roba o no? No, Gasperini fa lavorare tantissimo, estrae il 110% di ogni giocatore, è vero, lavorare molto. Io sono stato giocatore, ti dico da giocatore, ti dico, non dico che mi pesava, però nel senso dicevo porca miseria, però i frutti si vedevano la domenica, e poi col passare degli anni, adesso sono un po' anche dall'altra parte, io ti dico che il lavoro, quello che fa lui paga, e lo sto anche un po' riportando in quello che sarà la mia etica da allenatore. Una cosa che volevo anche aggiungere è che comunque l'Atalanta in quegli anni lì aveva dei grandissimi giocatori, perché aveva un attacco con Ilicic, Gomez e Zapata davanti, che faceva invidia anche alle top squadre, certo, come Milan e Inter. Quindi dico, anche i giocatori poi comunque fanno la loro parte, perché aveva veramente una qualità di rosa molto molto alta, secondo me. Senti, un'ultima cosa poi ti lascio a Niccolò e Claudio, ritorniamo indietro. Hai detto Percassi qualche anno fa ci dice che lui vuole realizzare quel modello. Una curiosità: quando vi parlava di quel modello, faceva dei paragoni con altre società oppure no? Ti dico perché io ho sempre avuto la sensazione che l'Atalanta dei Percassi ripercorresse un po' la traiettoria, per esempio in Germania, che ha avuto il Borussia Dortmund, che partì da 40 milioni fatturato una 15 anni fa o poco meno, e arrivò poi a fare 250-300, e il Dortmund non aveva una grande storia nella Bundesliga, la storia che poteva avere il Bayern Monaco, che poteva aver avuto il Borussia Mönchengladbach e magari l'Hamburgo in certi periodi, lo stesso Monaco 1860 in altri. Il Dortmund, ecco, vi faceva dei paragoni oppure non c'erano paragoni nel modello che vi esponeva? No, paragoni no, però secondo me lui ce l'aveva talmente tanto a cuore questa Atalanta, che appunto era la sua voglia di portare in alto l'Atalanta a questi livelli. Io la vedo più una cosa proprio sua, che aveva tifoso, aveva l'Atalanta dentro, cioè ha l'Atalanta dentro. Sì, lui è il figlio. Niccolò, sentiamo anche Claudio Piccinetti per Davide Brivio. Che poi ha conosciuto anche Mino Favini. Vai Claudio. Ma Brivio certo, non l'hai avuto Favini... per il sottoregione della Fiorentina. No, però l'ho visto giocare, è un giocatore moderno che andrebbe di moda anche oggi. La sua corsa, i suoi inserimenti sono alla base di tutto. Al di là di questo, io credo che ho fatto il militare sia con Bortolotti che e col presidente attuale dell'Atalanta Percassi, e quindi è chiaro, loro venivano col Porsche in caserma, ma insomma, io andavo in treno. No, ma volevo dire questo:
la filosofia di una società, di una squadra, passa attraverso un settore giovanile. Non c'è dubbio che lì la strada l'ha tracciata Mino Favini con la filosofia del settore giovanile. Io ho fatto tante chiacchiere, una volta mi ha letto nella sfera di cristallo, ho vinto il titolo italiano con gli allievi nazionali perdendo una partita su autorete al torneo Maggiore Righi a Torino, e Mino Favini mi disse: Claudio, con questa squadra qui, lui era Como all'epoca, vincerà il titolo italiano e ti chiamerò dopo la finale. E guarda caso, cioè, mi chiamò e mi fece i complimenti. Avevo perso dal Como 1-0 su autorete. Però voglio dire questo, io ho sempre detto: ma da dove parti per scegliere un calciatore? Qual è la vostra filosofia? Anche a Bergamo, poi ci ho giocato con la Primavera del Siena, lui era responsabile. Io dice parto sempre dall'atteggiamento che c'ha il bambino nei confronti del pallone. Alcune scuole, il Torino tanti anni fa, partivano dalla struttura, partivano dalla fisicità, dalle prestazioni fisiche. Ecco, Mino Favini la pensava, io la penso come lui, che parto dall'atteggiamento che c'ha il bambino nei confronti del mezzo, che sarebbe il pallone. Poi lo costruisco, ma voglio vedere armoniosità, voglio vedere destrezza, in parole povere. E passo alle prime squadre. Se non c'hai mare un settore giovanile che ha delle basi e una filosofia, è difficile costruire una provinciale e farla diventare una squadra d'élite come l'Atalanta. È così, Davide Brivio. Brivio gli volevo chiedere questo: che cos'è che gli piace di più, conoscendo l'Atalanta, che ha corsa, ha contrasto, ha gamba, questo è Gasperini, cosa gli piace di più di italiano, del gioco di italiano, della Fiorentina, al di là dei singoli? Bella domanda. Questa filosofia che è italiano, che lascia un pochino scoperto il reparto difensivo, lui che è stato un esterno a sinistra basso, che cosa ne pensa? Vai Davide. Allora io dico, allora a me italiano mi piace molto come allenatore, mi piace molto come gioca la sua squadra. È normale che col gioco che lui crea scopre molto la fase difensiva. Mi ricordo tanti anni fa che anche Gasperini un po' lasciava, diciamo, molto scoperta la linea difensiva, e adesso l'ha aggiustata. Io penso che italiano continuerà a far giocare con questa filosofia, ma andando avanti negli anni sicuramente si preoccuperà anche un po' di tenere salvaguardata la difesa. Io reputo un italiano un grandissimo allenatore che farà grandi cose nel nostro campionato italiano, e sicuramente sarà uno dei top allenatori in Italia. Chiedo a Davide Brivio, come ultima considerazione, che partita vede stasera fra Fiorentina e Atalanta, dove tra l'altro ci sarà in campo un suo ex compagno di squadra, cioè Bonaventura, che era stato squalificato contro il Milan. Bravo. Allora, io ho molta stima di Bonaventura, ho giocato con lui, abbiamo giocato sulla fascia assieme, lo conosco benissimo, sia come ragazzo che come giocatore. È un giocatore importante, l'ha sempre dimostrato, penso l'abbia anche dimostrato anche al Milan, lo sta dimostrando adesso a Firenze. La partita la vedo una partita veramente di grandissimo livello, cioè nel senso, tutte e due vogliono portare a casa un trofeo. È tanti anni che si giocano un trofeo queste due squadre, tutte e due hanno la voglia di prendersi questo trofeo. E quindi vedo una partita aperta, accesa, e una delle due secondo me riuscirà quest'anno ad approparsi di un trofeo in bacheca. Ce lo auguriamo, speriamo, dai. Sarebbe il coronamento per entrambe, Davide, le squadre. Grazie, noi ti vogliamo vedere in panchina presto, su una panchina importante, va bene? Questo grazie mille, grazie ancora per l'invito. No, grazie a te, grazie. Grazie davvero a Davide Brivio. Ex Viola 2005-2006. Sì, anche 2007 se non sbaglio, due stagioni. Le prime di Prandelli, prima anno si fece anche due presenze, sì. Ma insomma, guarda, era in quel momento forse il giocatore più forte della primavera, insomma, veramente forte, sì. Allora, bene, c'è la pausa, sì. Poi torniamo ancora con tanti collegamenti, a tra poco.
Ancora insieme alla Radio Viola sulla di radio, Niccolò Santi che vi sta parlando in studio con Mario Tenerani e Claudio Piccinetti collegato. I vostri messaggi al 3925727775, sia scritti che vocali, e poi per telefonarci in diretta lo potete fare al numero 055572637. Ecco, tra l'altro fatelo, perché poi siamo già in una sorta di prepartita della gara stasera con l'Atalanta. Possiamo parlare della formazione, possiamo parlare l'italiano, di quello che volete, vi aspettiamo, potete fare domande al nostro Claudio Piccinetti, e da Piccinetti andiamo a Piccinelli, Cristiano Piccinelli di Radio Rai. Ciao Cristiano. Ma non siamo parenti, No, poi lui è Piccinetti e tu sei Piccinelli, poi lui è di Ponzacco e tu sei di Grosseto. Dico bene, per cui... A Grosseto ci ho lavorato 3 anni, ho fatto responsabile. È vero. Quindi poi anche in croce. Ho girato il mondo. Certo, la Toscana è il nostro mondo, vero Cristiano? Per cui ci mancherebbe altro. Poi tu sei una parte bellissima della Toscana, la parte sud, con una terra, la Maremma, che è poi c'è l'Argentario, da poi c'è parte. Un mare pazzesco, per cui siamo veramente un'eccellenza d'Italia. Poi Cristiano segue spesso la Fiorentina in Coppa, perché ci troviamo all'estero, per cui è molto informato, Niccolò, sulla Fiorentina. Sì, assolutamente, tant'è che vado a chiedergli che gara si aspetta stasera da parte della Fiorentina all'italiano, e ovviamente in base, in virtù al periodo che sta vivendo con l'italiano, che tra l'altro è dato anche molto a fine del suo ciclo a Firenze, quindi insomma nell'insieme che Fiorentina vede Cristiano stasera? Ma io credo che ci sia la necessità anche di una sorta di riscatto, perché l'ultimo periodo non possiamo certo definirlo favorevole, complice risultati che non sono arrivati o anche un po' di sfortuna, e faccio riferimento ovviamente soprattutto alla gara con la Roma, però insomma la necessità di concentrarsi su questo obiettivo è direi sostanziale per la Fiorentina, perché mi sembra che le difficoltà in campionato, le distanze anche impongano, non dico di fare una scelta, ma di essere concentrati molto su questo obiettivo, perché la possibilità concreta di andare in finale c'è. L'Atalanta è un'ottima squadra, è una delle migliori del campionato, però insomma la migliore Fiorentina può giocarsela assolutamente alla pari con l'Atalanta. Bisogna però ritrovare la migliore Fiorentina nei suoi interpreti principali, uno su tutti Nico Gonzalez, ma direi anche gli altri, e soprattutto cercare di fermare questa emorragia in difesa che sta diventando il tallone d'Achille della Fiorentina, che magari ha fatto anche tante belle prestazioni, ma poi i punti non sono arrivati o sono arrivati meno di quelli sperati, perché ci sono stati errori difensivi. Sì, è vero. A proposito di questo, sai che c'è grande discussione a Firenze, poi sei toscana anche tu, e nei confronti italiano, non da ora, Cristiano, da un po' di tempo. Chiaramente il gol subito, il secondo gol subito dalla Fiorentina col Milan, ha in qualche modo riacceso moltissimo il dibattito. Alla fine di quasi il terzo anno l'italiano, come ti poni di fronte alla questione allenatore, cioè pregi, difetti, ti piace, non ti piace, condividi le critiche oppure no? Perché qui sono tante, veramente, noi no qui alle di radio, ma insomma siamo in minoranza. Credo di far parte anch'io della minoranza, perché insomma mi sembra che l'italiano abbia fatto davvero fare un salto di qualità alla Fiorentina, l'ha tenuta in alta classifica, l'ha fatta arrivare 2 volte in finale, insomma sono risultati che non si possono dimenticare per un momento negativo. Ricordiamoci anche da dove veniva la Fiorentina prima di italiano, perché questo è importante dirlo, perché negli anni precedenti insomma, ci sono stati anche dei momenti in cui la Fiorentina ha rischiato seriamente di andare in Serie B con giocatori magari non dico più forti di quelli che ci sono, ma con una rosa di livello sostanzialmente uguale a quella di quest'anno, perché poi bisogna fare conti anche su questo. Io penso insomma, che l'allenatore possa incidere, ma i giocatori sono quelli che vanno in campo, quindi le idee ci sono, si vedono, e possono migliorare i giocatori, possono magari far rendere al 110% un giocatore, però poi la rosa della Fiorentina vale il 6º, 7º, 8º posto, secondo me, insomma non è che vale di più, quindi non c'è una performance superiore a quelle che sono a livelli, c'è magari in Coppa, perché comunque siamo con una Fiorentina che può sognare legittimamente anche di arrivare in finale in Conference, e che si giocherà a partire da stasera la finale di Coppa Italia, quindi insomma io credo che il bicchiere sia più che mezzo pieno.
Cristiano Piccinelli, Lady Radio, Radio Viola, Niccolò Santi che vi sta parlando insieme a Mario Tenerani e collegato anche Claudio Piccinetti. Io volevo fare una riflessione e chiedere sia a Claudio che a Cristiano a proposito di italiano, visto che se ci sono delle critiche un motivo ci sarà. Senz'altro è un allenatore, secondo molti, troppo predisposto agli esperimenti. Dall'altra parte c'è anche da dire che forse se può affinare qualcosa, e quello veramente, probabilmente la comunicazione, perché io sento tanti che dicono ma lui spesso pensa che sia sempre colpa degli altri, che le responsabilità siano sostanzialmente degli altri quando le cose vanno male, ma evidentemente è un difetto di comunicazione, perché io dubito che lui pensi di essere infallibile. Lo chiedo sia a Cristiano che a Claudio. Intanto sentiamo Cristiano Piccinelli. No, ma io non credo a questo, insomma, che alcune dichiarazioni magari possono essere migliori, però bisogna anche ricordare che un allenatore sostanzialmente alla prima volta su una piazza che fa anche tanta pressione dal punto di vista sia, diciamo così, di quello che deve essere detto, di come deve essere detto. Non è certo Spezia, non è certo Trapani, lui è stato un giocatore di calcio, quindi insomma conosce l'ambiente, però è stato un giocatore di calcio, non dico di basso livello, ma di formazione sicuramente di secondo piano, quindi forse non è nemmeno abituato a così tante interviste, se vogliamo guardare la comunicazione. Ah, lui soffre però... anche tanto gli spalti dello stadio, eh? Anche l'altra volta contro il Milan ha discusso, diciamo, battibeccato, tra virgolette, con un tifoso nel parterre di tribuna, quindi sì, in quello deve ancora, diciamo, è ancora inesperto forse. Sì, è un giovane, magari sono errori, insomma, a volte che vediamo fare anche da allenatori più esperti, quindi possiamo anche, per così dire, perdonarli. Io però, insomma, più che la comunicazione guardo sempre quello che mi dice in campo, okay. E insomma io vedo una Fiorentina, ovviamente non è nella migliore Fiorentina possibile, però ricordiamoci sempre quali sono i parametri e quali sono adesso le vie anche per arrivare in Europa, perché ci sono due vie ancora, anzi tre, perché non è ancora detta in campionato visto che c'è il recupero con l'Atalanta. Quindi insomma ci sono tre vie, una magari forse più facile, guardo la Conference League, guardando le squadre rimaste, più facile, insomma, sempre con tutti gli asterischi del caso, però insomma il percorso è un pochino più delineato. Però insomma ci sono ancora tre vie per una Fiorentina che può arrivare in Europa in una stagione insomma in cui ha davanti a sé Roma, Atalanta, le milanesi, cioè si stanno rispecchiando i valori del campionato. Non credo, certo, che sia niente di eccessivamente negativo. Il momento è negativo, ma la stagione ancora non lo è. Poi bisognerà fare conti a fine anno. Claudio Piccinetti, sei d'accordo con le considerazioni di Cristiano Piccinelli? Ma certo, cioè le analisi poi definitive vanno fatte giustamente a fine anno. Se ti metti a pensare, al di là che nel 2024 abbiamo avuto un rendimento negativo, cioè, non ci dimentichiamo, abbiamo sbagliato dei rigori, non ci dimentichiamo che c'è una partita da recuperare, quindi vai a vedere se il semifinale... 17 pali, fra pali e traverso. Certo. Sì, voglio dire, però non diamo, vedi, il calcio. No, ma non per parlare di fortuna, però 17 sono tanti. Certo, sono tanti, però dicono, semmai bisognerebbe fare più degli approfondimenti su alcuni giocatori e alcuni ruoli, no? Italiano ormai abbiamo visto, lo conosciamo, è un allenatore che rischia, è allenatore. E questo è molto importante. Poi, che sia criticabile che tutti noi abbiamo bisogno di approfondimenti per capire veramente qual è la sua filosofia, che a volte ci ha fatto vedere la ritoccata. È certo che la Fiorentina a livello difensivo, ma a livello di collettivo, di tattica collettiva, ha bisogno di equilibri, cosa che lui certamente avrà lavorato e continuerà a lavorare, però non è riuscito a darglieli. Perché anche lui l'altra sera, dopo la partita con il Milan, ha detto: la Fiorentina è questa. Quindi voglio dire, molto ovviamente qualcuno fa difficoltà ad assimilare quei concetti, quei pensieri e quell'atteggiamento che lui vorrebbe anche fare. Ma se una volta tu gli insegni a andare a affogare il gioco, poi gli dici e poi tornate indietro. Voglio dirti, Mario, bisogna vedere un pochino il bandolo della matassa, dove sta veramente l'intervento che uno deve fare in una squadra. Gli esterni che lui predilige, e poi finisco, gli esterni che lui predilige, se tu vai a vedere, Gonzalez ha fatto 7 reti, poi Sotti, Iconé e Brecalo quando c'era, e Kwame, cioè gli esterni lui ha sempre detto che ama gli esterni, ne vuole il doppio ruolo eccetera, ma non è che ci hanno portato a un rendimento specialmente di segnature
che è ottimale, anzi direi che sotto, è sotto la media, sì. Voglio dire, il rendimento degli esterni della Fiorentina, quindi degli esterni, voglio dire, non è che ci hanno risolto tanti problemi, certo. Poi salutiamo Cristiano, sì. E gli chiedo semplicemente stasera se a suo avviso deve giocare nuovamente Gonzalez o no, perché insomma non è certo il Gonzalez che ci aspettavamo da un po' di tempo a questa parte, dopo l'infortunio non si è più rivisto. C'è un prima Budapest e dopo Budapest, Cristiano. Purtroppo sì per l'Argentina, per la Fiorentina, perché poi anche il rendimento è stato veramente in calo dopo, diciamo così, l'infortunio dell'argentino. Io comunque lo metterei sempre in campo, perché continuo a credere che sia l'elemento di maggiore qualità e anche dotato di maggiore leadership insieme a Buonaventura dell'intera rosa. Nel discorso che faceva prima il collega, secondo me ha perfettamente ragione, e torniamo però a quelli che sono stati più che gli errori italiani, secondo me errori, diciamo così, mancate valutazioni di mercato, perché se guardiamo a quello che ha fatto Orsolini, che sta facendo Orsolini, che era obiettivo di mercato, insomma, perché l'ha detto lui stesso, certo, della Fiorentina, forse una valutazione diversa poteva essere fatta in estate, perché evidentemente, insomma, Brecalo è stato bocciato, gli altri sono in via di bocciatura, mi sembra di capire, anche leggendo quello che potrebbe essere il loro futuro, quindi forse qui sono stati beccati originali della Fiorentina, che non sta andando, ripeto, non sta andando male, non sta andando oltre le aspettative. È vero, è vero. Cristiano, grazie, grazie, ci Cristiano. Vediamo presto. Grazie a voi. Ciao, grazie. Ciao, ciao, ciao a tutti. Cristiano Piccinelli, Radio Rai, anzi Radio Rai, Sport, mm-hmm. E grande, Toscano Doc, grande voce di tutto il calcio, venuto al minuto, inviato, perché poi segue le squadre europee in Coppa. Allora, ci fermiamo break, qualche istante. Se chiamateci però, 055 57 77, se ci sono domande per Claudio Piccinetti, anche su italiano, perché stamani insomma ne avete dette di ogni, per cui potete fare domande a Claudio, dare la vostra opinione al 3925727775, il numero di SMS. Ma io voglio dire una cosa, se tutti quelli che intervistate da fuori Firenze, tutti, dico tutti, allenatori, opinionisti, apprezzano l'italiano, solo noi a Firenze siamo dei geni a vederlo così scarso da volerlo mandare via, vero? Bravi, complimenti alla tifoseria inutile che abbiamo, Ale Viola. Buonasera, Marco da Barberino, io cerco di utilizzarvi anche come strumento di servizio, ecco, una prece, una preghiera. Volevo sapere se era possibile da parte vostra intervistare Fabrizio Tumbarello della RAI, il quale ha asserito che questa è la migliore Fiorentina degli ultimi 15 anni. E niente, avevo necessità di avere una delucidazione ulteriore su questa affermazione. Ecco, grazie, se potete intercedere. Buongiorno, io vorrei chiedere a Piccinetti quante partite del Milan ha visto lui dove Leao era così libero di scorrazzare come un bambino ai giardini, senza raddoppi di marcature, senza gabbia, senza niente intorno. Perché non è possibile una cosa del genere. Il fatto è che l'italiano alla Fiorentina si è costruito un'immagine
ha usato la Fiorentina per costruire un'immagine e non torna indietro, mette i suoi interessi prima di quelli della Fiorentina, a parer mio. Sì, una domanda per Claudio. Claudio, ma è giusto andare avanti per la propria linea di pensiero, nel senso non cambiare mai modulo e pensare solo a quello che facciamo noi? Oppure a questi livelli, avendo tra le mani una squadra media, è giusto anche adattare il proprio gioco in funzione degli avversari? Nel senso, non si può giocare con tutti allo stesso modo, no? Gianni da Firenze. Zeman, se non aveva Rambaudi, Signori, Baiano, eccetera, non diventava il famoso Zeman. Per conto mio gli allenatori contano il giusto e ci vuole i giocatori, tutti i detrattori di Cappellino, dategli Bellingham per vedere se non vince anche lui. Il Baglio di Firenze. Questi i vostri messaggi sulla di radio a Radio Viola, Niccolò Santi che vi sta parlando con Claudio Piccinetti collegato. Io sinceramente vorrei soffermarmi sui messaggi su Italiano, perché tanto è un tema infinito, mi sembra. Telefonateci anche in diretta, visto che sembra che alle volte uno non abbia il contraddittorio, perché arrivano messaggi anche adesso al 3925 727775, per i quali ma voi chiedete agli ospiti che intervengono in diretta, ma gli ospiti che appunto intervengono non vi diranno mai cosa pensano davvero di Italiano. Allora ditecelo voi in diretta, tanto voglio dire, io non è che sono per dire no, Italiano è un ottimo allenatore e basta. Accetto, perché è giusto criticare, è giusto, però ecco, tanti messaggi che sento alle volte credo che vadano oltre la critica costruttiva. Alle volte invece bisogna cercare anche, come dire, di fare riflessioni che invece più che altro giustifichino, no, la critica. E ad esempio questi ultimi messaggi che poi giro a Claudio mi sembrano assolutamente coerenti. Sentiamo Stefano che è in linea con noi, tra l'altro, e che si è prenotato allo 055 572637. Ciao Stefano, ben trovato. Sì, ciao a tutti. Allora, io ho sempre ritirato Italiano, però sono stato anche il primo a riconoscere quando faceva bene che aveva fatto le cose giuste, e lo vedevo e lo vedo ancora poi alla fine, un allenatore che doveva crescere, che deve crescere ancora, perché fa degli errori, secondo me, che sono abbastanza plausibili. Però quando c'era criticato, io sono di quelli che quando dice tu critichi Italiano, e no, ridio perché non sono invece dei motivi, ma non perché volevo male Italiano. Perché magari vede delle situazioni che secondo me in Serie A non vanno corrette. No, anche perché in effetti, cioè, quando dicono che sembra non cambi mai modulo, che non si adatti agli avversari, oppure che lasci troppo spazio in difesa, qualcuno dice quando invece si dice fai i suoi interessi e non quelli della squadra, secondo me lì si va oltre, perché che interesse ha lui a pensare solo a se stesso e non alla squadra? Lui deve trovare i risultati se vuole crescere. Sono cose che non esistono per un allenatore, non è possibile uno seggere, no, un po' allenare in Serie A. Io voglio fare una domanda a Claudio Piccinetti, che saluto tra l'altro. E a me mi annoia questo, gli allenatori. Mi sentite? Sì, sì, ti salutava sì, sì. Claudio. Salutava. Vai Stefano, vai. Mi annoia una cosa gli allenatori, quando parla male dei propri giocatori. E a Claudio voglio fare una domanda. Ora stasera, oggi pomeriggio, a Francesco Nisti glielo chiedo. Se te, quando tu perdevi le partite, ti dicevi la colpa sua. A me mi dà noia questa cosa, perché quando sento l'allenatore parlare i propri giocatori in malo modo, secondo me va dalla parte sbagliata. E comunque poi, ma a chi ti riferisci? Cioè quando è successo? A quello ha detto di Belotti, e è già successo due volte. Domenica l'ha fatto con Belotti e la volta prima l'ha fatto con il confinale. Secondo me questo è un aspetto negativo di Italiano. E lì dovrà collaborarci lui molto. Deve lavorare su se stesso, okay, sulle sconfitte, e probabilmente lui non riesce in questo momento a gestirle. Grazie Stefano. Ciao. Claudio, ti lascio la risposta. Sei d'accordo? È così? È vero che Italiano scarica la colpa alle volte sui propri giocatori? Ma sinceramente, cioè, io ascolto come il nostro radioascoltatore che saluto, non mi sembra. Certe volte, sai, il fatto emotivo dopo una partita che hai perso in malo modo. Ma no, è chiaro che non ti dice è stata colpa di Belotti, però ti fa capire fra le righe che dice qualche errore, che non ha, qualche gol che non ha. Ha detto noi non abbiamo vinto per i gol non segnati da Belotti, no? Credo sia questo il riferimento di Stefano. Niccolò, il discorso è questo. Certe volte, cioè, dopo la partita, bisognerebbe parlare il giorno dopo, no? Uno può far credere, può alludere, ma
non è intenzionale, secondo me, molto probabilmente si è espresso male, ma te lo dico nel miglior modo possibile, con la tranquillità più possibile. Non è possibile, voglio, sai meglio di me, voglio dire, quando io prima ho parlato degli esterni, i numeri non ce l'hanno. Ma lo dico io, lo dicono tutti, quindi che gli equilibri difensivi la Fiorentina ancora li deve trovare. Questo è. Però c'è il fatto che la sua filosofia, il suo modo di giocare, sì, t'ha portato a fare due finali, questo dobbiamo dire. Ora stiamo facendo delle analisi. Che... Sì, prego, vai, vai. No, stiamo facendo delle analisi su un rendimento che la Fiorentina nel 2024 purtroppo non è quello che tutti ci aspettavamo. Ma lo sai che forse alle volte l'analisi che non è tattica, ma l'analisi che va oltre, cioè magari quella sulla comunicazione, no, sull'atteggiamento, forse scavalca, perché io mi domando alle volte, ma eppure anche Gasperini, visto che italiano mi sembra non stia simpaticissimo, Gasperini non mi sembra sia un trionfo di simpatia, magari a Bergamo, essendo l'allenatore, lo percepiscono diversamente, ma come mai a Firenze non è possibile pensare un ciclo lungo e virtuoso come quello di Gasperini a Bergamo, appunto, con italiano invece in viola? No, ma si può pensare, però ricordati una cosa, che ci sono degli allenatori che hanno fatto scuola di comunicazione. Te prendi uno su tutti, prendo uno su tutti. Mourinho. Ancelotti. Ah, Ancelotti. No, io prendo Ancelotti. Quando dice, ma la formazione la fa Berlusconi. Sì, meno male, il presidente oggi ci ha azzeccato, si è vinto. Cioè, ti voglio dire, cioè, bisogna saper parlare, bisogna saper comunicare, e a volte comunicare nella maniera sbagliata. Può aver ragione il nostro radioascoltatore che sembrava alludesse che è colpa di qui, ma un allenatore non può mai dire che è colpa di qui, non ha fatto una rete, ha sbagliato un rigore o della difesa, ci mancherebbe altro. Ma no, ma lui in quel caso ha parlato di Belotti, ma intendeva per i gol che non abbiamo segnato, perché non ci siamo riusciti, abbiamo avuto sfortuna, non intendeva dire Belotti è uno scarpone. L'ho sentito, Niccolò, l'ho sentito io. E ha detto bisogna creare più occasioni le creiamo, però non la buttiamo dentro. Vuoi ammettere che un allenatore sia anche un po' arrabbiato, no? Dopo una prestazione con la Roma e col Milan che ti ha dato in quella maniera lì. Quindi, giusto, ha sbagliato, può aver sbagliato, deve crescere sul piano della comunicazione, perché c'è modo e modo di esprimersi dopo una gara. Giusto, dicevamo stamattina con Duccio Mazzoli. Poi, abbiamo quattro vocali, poi, Claudio, fermo lì. Sentiamo. Quattro vocali. Scusate, ma il fatto che si prenda sistematicamente gol nella stessa maniera, lasciando delle praterie alle squadre avversarie, e il gol di Leao, l'ha già detto qualche altro, è l'esempio più calzante di questo discorso, e che si ripete da mesi e mesi, mi fa continuare a dire che questo è un allenatore sul quale non si può niente avere da ridire. Sinceramente mi sembra troppo, Claudio. Io sono sempre stato dell'avviso che italiano ha dei grandi meriti, perché la rosa onestamente è quella che è. Io penso che la posizione ora sia quella giusta per questa squadra. Detto questo, però, non ho capito le marcature e le scalate che ha fatto con il Milan. Non ho capito perché ha messo Dodò, che rientrava da allora al posto di Kayode, e non ha messo un Parisi che magari garantiva più spinta su Leao, e ci ha messo Biraghi in marcatura su Leao. Leao ha fatto quello che ha voluto. E le scalate seguenti non le ho capite. Ciao da Clandestino Inglese. Buongiorno e saluti. Visto tutti dicono qualcosa su italiano, lo dico anch'io. Io credo che in campo ci vada giocatori, e guardiamo i nostri giocatori, perché veramente secondo me italiano ha fatto dei miracoli a far arrivare la Fiorentina dove è arrivata in questi anni con i giocatori che ha. Buongiorno e saluti da Marco. Buongiorno, per cortesia, la bacheca trofei di questi allenatori: Zeman, Terim, Malesani, e ci metterei anche italiano. Giocano, poi alla fine stringi che hanno vinto, no? Perché mi sa fa conti con queste cose qui, con la bacheca dei trofei. Chi mi fa la lista dei trofei vinti da Zeman, per esempio? Ragazzi, ma anche Gasperini, Sì. A me non sembra, nonostante tutto, non mi sembra abbia fatto... E Terim col Galatasaray mi sembra abbia vinto qualcosa in vita sua. Terim, sì. Scherziamo, ragazzi. No, volevo dire... una roba rispetto a... niente, ho posto su Terim e mi è passato di mente. Ora te la ridico. Mi torna... No, a me sembra che ci si divide. Allora, magari non è un trionfo di simpatia e di comunicazione, quello chiaramente è fondamentale, però no, volevo dire, ora mi è venuto che riguarda Claudio. Claudio, rapido, cambiamo la fascia. All'ascoltatore che parlava di scalate sul Selleao e tutto, io penso una cosa, poi ce lo conferma Claudio Piccetti, che ci sono alcuni giocatori al mondo, alcuni,
che appartengono alla categoria degli immarcabili. Quando Leao ha voglia, secondo me, nel ristretto club degli immarcabili, scalate contro scalate, sì, se sì, ti punta sei morto. Basta vedere come ha saltato Terracciano. Claudio. Sì, ma hai detto la verità. Cioè, io vedo il calcio come tutti. Ho visto i raddoppi su Leao e quando c'ha quei 5 minuti qui è devastante. Ha fatto una rete di interno destro, diciamo, di Malleolo, rientrando, passando in mezzo a due sull'out destro della squadra avversaria, è rientrato e l'ha messa sul secondo palo. Chapeau, lì non ci fa niente nessuno, fermo restando che quando gioco con l'italiano devo avere un atteggiamento consono a quelle che sono le mie linee difensive, o non gli faccio arrivare la palla. Quello è un discorso di difesa di reparto e di squadra, sono d'accordo con te. Certo, vai sull'intercetto, li tagli i rifornimenti. Certo, ma quando lui è in possesso di palla, secondo me è immarcabile. Secondo me è marcatore. È come quelli che si sforzano, mi fanno tenerezza, di cambiare le varie tattiche contro Sinner in questo momento della vita. Sinner li distrugge tutti in questo momento. Non è immarcabile Sinner. Capito? Mario, vedi che i talenti spaccano la partita. Ma non c'è dubbio. Vedi che col gioco puoi vincere, ma se non hai due, tre talenti. Ma stai scherzando, voglio dire, ma perché? Il problema di Leao è che non ha voglia di diventare un fuoriclasse, che ne gioca una bene e tre male, perché ha la testa tra le nuvole. Ma il grande limite fa di Leao cose, è se stesso. Ma scherzi, fa delle cose in campo, giusto per la platea, gli applausi. Invece col potenziale tecnico e a lui, la velocità, ogni gesto tecnico, te lo insegna un maestro del settore giovanile, dovrebbe essere efficace, cioè volto a creare la superiorità numerica, una situazione pericolosa. Cioè il dreaming per il dream non serve a nulla, è roba da torneo dei bar. Bravo a tutti, bravo! Il dribbling fatto nel momento giusto, visto che tu ce l'hai e gli altri no, serve a spaccare una partita. Questa è la differenza. Sì. No, mi sbaglio? No, quando ce l'ha lui è devastante. Vedi, ci sono i talenti tipo certo. Baggio, tipo ce ne sono, tipo Totti, tipo che sono giocatori, cioè talenti moderati, fuori classe moderati. Lui è un talento eclettico, quindi che cosa ti vuoi aspettare? Ti dà 5 minuti, 10 minuti a partita, perché se ti dà anche continuità la gente allo stadio non ci va più a vedere la partita, perché ha delle qualità tecniche, fisiche e straordinarie, soprattutto tecniche. Abbiamo la pubblicità. Delle qualità fisiche. Vai, Claudio. Andiamo in pausa e poi di nuovo tra pochissimo la chiamateci, Radio Viola. 055 57 37. Domande per Claudio Piccinetti su italiano, su stasera, sulla partita, sulla formazione, ma vedo che il tema italiano interessa molto. Oppure messaggi per Claudio Piccinetti 3925 727 775.
Buongiorno, io ho 59 anni, ho visto giocare Antognoni, Baggio, Batistuta, Toni, queste fiorentine fortissime, ma non ho mai visto riuscire a fare 4 semifinali in 3 anni. Quest'uomo ci ha fatto fare 4 semifinali in 3 anni con una squadra mediocre. Mauro dalle bande viola. Buongiorno, allora, visto che si è aperto il dibattito su Italiano, io voglio dire la mia per quanto riguarda la formazione dell'altro giorno, e anche quando vedi Dodò al posto di Coyote, piuttosto che altre scelte, mettene fuori sia Arthur che Bonaventura. La mia analisi modestamente sta quella di dire: bene, Italiano ha deciso di puntare tutto sulle coppe, quindi oggi fa riposare quelli più importanti, Bonaventura, Arthur, Coyote, eccetera eccetera, perché lui può giocare con l'Atalanta, se vuole giocare con l'Atalanta, idea mia, ciao Lorenzo da Barcellona. Buongiorno, sono d'accordo con l'idea che Italiano ha fatto miracoli con il giocatore Cià. Però bisogna anche analizzare, anzi vi faccio una domanda, come mai nessun giocatore è migliorato con lui? Anzi, sono peggiorati, vedi Barak? Questi i vostri messaggi vocali sulle di radio a Radio Viola. Niccolò Santi che vi sta parlando insieme a me, Mario Tenerani, e collegato anche Claudio Piccinetti. Saluto Maurizio che è in linea con noi. Ciao Maurizio, ben trovato. Sì, buonasera a tutti. Una cosa, siccome sia te, Mario e tutti i componenti dello staff vi ritengo dei buoni intenditori di calcio, vi dico perché Italiano, se continua così, non potrà mai essere un grande allenatore. Questi 3 anni a Firenze è un integralista, non ha mai fatto vedere niente di nuovo. Quindi cosa devo dire di Italiano? Gioca alla Zeman 0 titoli, lo diceva un allenatore che ha vinto parecchio. Poi, seconda cosa, sì, ha fatto le semifinali, ha fatto le finali, ma ha fatto dei percorsi che veramente erano ridicoli. Cioè, in Coppa Italia noi si è trovato solo il Torino in casa, poi si è giocato con Cremonese e Sampdoria, due squadre retrocesse. La Conference League, anche se gli si può dare un'importanza perché è un trofeo europeo, scusate, è sempre una coppetta. Sì. Poi mi dite dei giocatori che sono venuti avanti da quando c'è Italiano. Sì. Io li vedo tutti indietro, Posso dire una cosa, Maurizio, e basta? Io con rispetto a tutto quello che dici, e poi ti risponde Claudio. Però integralista no, perché l'ho visto giocare con la difesa a 4, con la difesa a 3, con una punta, con due punte, con un modulo, con un altro. Mario, quello integralista almeno no, insomma. Hai ragione, dire. Mario, però non c'è stata mai una linea per cui si dice si va avanti così. Ti chiedo dei giocatori che vadino avanti così, troppo aziendalista. Io ti risponde Claudio, vai, è la tua, però c'è un altro ascoltatore. C'è Simone. Maurizio, grazie. Vai, grazie vai. Maurizio, ciao Simone, ben trovato. Ciao, buongiorno. Io sono a favore di Italiano perché sto pensando, poi correggetemi se sbaglio, cioè lui, secondo me, come ha detto anche qualche altro ascoltatore, con questi giocatori, che non voglio essere, per l'amor di Dio, polemico nei con loro confronti, ma comunque sono giocatori, sono buoni giocatori che abbiamo nella Fiorentina, appunto, ha raggiunto questi obiettivi in 3 anni, che non sono niente ma sono tutto, secondo me. Allora mi chiedo, ma se lui gli mettono in mano una squadra, come si sente adesso vociferare potrebbe essere il Napoli l'anno prossimo, no? E magari riesce veramente a vincere qualcosa. Allora io voglio sapere, queste persone dopo cosa faranno? Chiederanno scusa? No, oppure, scusa no. Diranno oppure che si ritrarranno come le lumache? Magari diranno che ha avuto fortuna, non lo so. Poi vedo che su molti argomenti si cambia idea proprio dall'A alla Z nel giro di poche ore. Per cui Anche in pochi secondi, mi sembra a me. Purtroppo noi tifosi fiorentini siamo fatti veramente male, te me lo insegni Mario, ma voglio dire,
bisognerebbe essere un pochino più obiettivi, perché non hai vinto niente, ma hai comunque visto del, anche a sprazzi, ma del bel calcio, perché comunque te la sei giocata anche con squadre come io credo Milan, che sì, al netto di certi difetti vanno eliminati, come dice anche giustamente il nostro Claudio Piccinetti, cioè che anche la fase difensiva ha delle sue regole, per cui lì bisogna un po' eliminare. Simone, grazie. Dunque abbiamo altro Stefano. Abbiamo anche Stefano, sì, in linea. Sì. Ciao Stefano. Sì, ciao, non volevo dire, siccome vi seguo sia sulle di radio che sono amico. Sì. E quello che dice Galli il lunedì, ma questo allenatore ha migliorato la rosa in questi 3 anni? Cioè ha aumentato il valore dei giocatori? Secondo me assolutamente no. Ok, che è quello che ci diceva anche Maurizio. Sentiamo Claudio Piccinetti, Stefano, che è un intenditore. Grazie Stefano. Claudio, ciao Stefano. Ha migliorato o no? No, ma no, non sono un intenditore, voglio dire, se entriamo nello specifico, Mario, è difficile fare un'analisi, perché i risultati in fondo ci sono stati, no? È chiaro che i calciatori che lui ha avuto a disposizione sono cambiati, aveva Torreira, aveva Amarabat, è arrivato Arthur, poi Arthur ha problemi fisici, quell'altro si è fatto male, voglio dire, non si può disconoscere che i risultati l'ha fatti vedere, sono arrivati, non proprio completi perché abbiamo perso 2 finali, ma non è neanche facile per una società come la Fiorentina arrivare in finale Coppa Italia l'anno scorso, quest'anno siamo in semifinale, ma non è per difendere nessuno, io voglio di più e meglio, è chiaro, sono tifoso Viola e mi aspetto che la società faccia qualcosa di più di quello che ha fatto. Senti, fino adesso, Claudio, se no, sperante ciò. Una domanda. Tu ricordi spesso, giustamente, con legittimo orgoglio, il tuo percorso nel settore giovanile, no? A livello professionista, perché poi c'hai una bella storia anche a livello dilettantistico, ora sei all'Imprenditoria Tavannuzzi, fai una scuola calcio e sei considerato in Italia, insomma, uno dei migliori in assoluto. Hai vinto anche degli scudetti, no? Io ti chiedo, ma tu ritieni più importante gli scudetti che hai vinto o ritieni più importante i giocatori che hai visto crescere e hai mandato in Serie A? Perché questo è un bel dibattito a livello del settore giovanile, cos'è più importante? E te lo dico subito, una società, come ho detto prima, come l'Atalanta e come la Fiorentina, non deve andare a cercare, serve anche quello, il successo, deve tirare su dei giocatori per la prima squadra. Quindi tu sei più orgoglioso di Flacchi, Zanetti, Amoroso, piuttosto degli scudetti che hai vinto? Ma certo, Di Malucci, Di Malucci. Sì, sì. Sono stato Banchelli, 3 anni a Empoli, ma ti dico, la squadra che ha vinto il titolo italiano, c'è stato Bascotto, 10 giocatori sono arrivati in Serie A. Quello è il vero successo. Lasciamo da parte, scusami Mario, e poi finisco, lasciamo da parte la Coppa, tiriamo, insegniamo calcio, ripartiamo dai fondamentali, spazio al talento, alla fantasia, spazio alla finta, al doppio passo, voglio dire al triangolo, cioè allo smarcamento, insegniamo quelli che sono i fondamentali e lasciamo creare. Sai cosa fanno a Barcellona? Hai visto il Barcellona ora? È pieno di talento, giocano partitelle 3 contro 3, 4 contro 3. In Italia oggi si fa 5 minuti di passaggio, 5 minuti di possesso, 5 minuti di tiro. Facciamo la partita sulla piazza della Chiesa, 11 contro 11, e vediamo il bambino cosa sa fare. Non interessa, perché diamo gli spazi. Che se uno ha vinto anche gli scudetti, ha dato una risposta molto chiara, netta, e mi piace molto. Dai. Guarda, no, visto che abbiamo un minuto, Mario, alla pausa, volevo solo chiedere a Claudio, appunto, prima di andare in fascia, perché sta facendo qualcosa di nuovo a Tavannuzze per il mondo dei giovani, vero Claudio? Ma no, certo, Mario lo sa, perché noi è in via definitiva, scusatemi, di 30 secondi, il torneo Ballerini, 110 squadre, quest'anno aperto anche a ragazzi diversamente abili, cioè ragazzi inclusivi, al femminile, avremo un cast, faremo il 13 maggio la cena del Gran Galà dove presenteremo i premi, e il Ciccio Esposito prenderà il premio Artemio Franchi, Vasco Brogi del mondo dei dilettanti, la medaglia d'onore, ricorderemo Gigi Mila, e Galdiolo e Bruno Beatrice, verranno dati dei premi alle famiglie per ricordare questi personaggi. Non finisce qui, l'impresa Tavannuzze l'ultima settimana di giugno farà un camp ufficiale a Fiorentina, 2 camp, l'ultima settimana di giugno e la prima di luglio, a prezzi giusti, modici, per aiutare le famiglie con i kit della Fiorentina Calcio. Quindi
siamo aperti al mondo dei giovani, al mondo dell'insegnamento. Molto bello Claudio. Allora, piccolo break e poi torniamo per il rush finale del Radio Viola sulla di radio. Sì, ciao a tutti, scusatemi, io cambio discorso, ma volevo ricordare che stasera ci sarebbe una partitina che un pochino di valore ce l'avrebbe. Ora, capisco tutto, non ce l'ho con nessuno in particolare, tantomeno è con voi, ma mi riferisco ai miei colleghi tifosi. Ma invece andate a pensare che fa Italiano il prossimo anno, che saranno anche cavolacci suoi. Ma pensiamo a stare dietro un po' a sta squadra. Sì, Italiano ci ha fatto fare 4 semifinali, sì, però tu non ha vinto nemmeno una. Per quale motivo? Perché il suo gioco ci ha fatto perdere le finali. Perché se sta prendendo sempre da 3 anni, sempre i soliti go allo stesso modo. Per questo io spero che arrivi presto giugno, dove arriverà la Fiorentina va bene, e che se ne vada, perché non è un allenatore da Fiorentina e non migliora nessuno lui, anzi peggiora tutti i giocatori rispetto a tutto il... Allora, questi i vostri messaggi sulla di radio a Radio Viola. Tra l'altro Mario qui ci redarguiscono, ma della partita di stasera si parla? Abbiamo parlato diffusamente con Brivio all'inizio della trasmissione, abbiamo parlato con Claudio ci ha spiegato tutto come gioca l'Atalanta, insomma Gasperini, ora lo facciamo con Celeste Pin. Ciao Celeste. Dice lui, se ne intende. Ciao Celeste. Ciao, buongiorno a tutti. Tutto bene? Tutto bene. Grande Cele. Che ti senti per stasera? Questa sera sono quelle partite che segnano una stagione dal mio punto di vista, anche se poi c'è la partita di ritorno e quindi non sono solo 90 minuti ma sono 180 minuti, però in questo momento la Fiorentina ha bisogno di ritrovarsi, ha bisogno di dimostrare di essere comunque una squadra competitiva, che agli appuntamenti ci arriva sempre con la voglia di fare il risultato, con la voglia di segnare una stagione, perché questo è l'obiettivo chiaramente in Coppa Italia. Però credo che sia una partita, io ho visto il Napoli Atalanta, l'Atalanta in questo momento è in grande condizione, non puoi concedergli nulla, devi stare molto molto attento, perché l'Atalanta è speculare per la sua condizione psicofisica, esprime un grande gioco, ha le idee chiare, quando perde palla c'è a prescindere il fallo tattico. Quindi lì, quando vanno ad attaccare in 7 in area di rigore, se perdono palla, quello che è più vicino all'avversario commette fallo. C'è il cartellino, va bene, però fa parte del gioco dell'Atalanta. Quindi questo è un concetto che hanno ben chiaro, però quando ti aggrediscono dentro l'area di rigore sono in 7. Quindi devi essere molto 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 attento nella considerazione che hai di fronte un avversario che non si chiama Atalanta, ma che si chiama
in ottima squadra in questo momento. Allora, intanto c'è un'ultima ora: la Palermo, squadra favorita per la promozione in Serie A, ma che ora è un po' in crisi, hanno esonerato da poco Eugenio Corini, decisivo il KO contro il Pisa di Aquilani, in arrivo al suo posto Michele Mignani. Quindi siamo nella fase calda della stagione in B, verso i playoff, perché non credo il Palermo, a parte avrebbe ancora speranza di agganciare un sorprendente Como, ragazzi, però poi alla fine è vero che i soldi non vanno in campo, ragazzi, ma il Como ha, credo, la proprietà più ricca di tutta la Serie A e la Serie B, perché credo che i fratelli Cartoon, si chiamano, sono indonesiani. Credo che Forbes li stimi a 46 miliardi di dollari di patrimonio, e no, Claudio e Celeste, poi alla fine i soldi non vanno in campo, ma guarda caso il Como sta venendo un Serie A diretto, se ci sono meglio. Non per niente hanno preso Strafezza, un bel giocatore, che certo. Era Lecce, giocatore un brevilineo, un bel piede, un bel giocatore tecnico, e quindi... Non ci voleva più stare con D'Avenza, no? Lui. Lo so, perché lo lasciava spesso e volentieri, lo lasciava fuori, come faceva non lo so, comunque. Però è strano. Robert Budi Artun e Michael Bang Bang Artun. Ricordo, dunque, Rocco Commisso è il presidente, come dire, più pesante della Serie A. Beh, no? 8 miliardi, sì. 8 miliardi circa di euro, però in assoluto sono i fratelli, credo 46 o 47 miliardi di patrimonio, credo, stimato, quindi siamo a livelli... pazzeschi. Sì, sì, 48 miliardi. Ah, 48, avevo sbagliato, avevo detto 46-47, chiedo scusa ai fratelli Cartoon, ma insomma, 48 miliardi di dollari, ma di che cosa stiamo parlando, Celeste? 48 miliardi di dollari di patrimonio. Io credo che il Como debba andare a fare tipo il Monza, anche meglio. Appena 40 miliardi in più di Commisso. E ci appena 40 miliardi. Poi è vero che la prima volta che vanno nelle coppe saranno controllati dal fair play finanziario, però insomma il primo anno in Serie A, se vogliono, si divertono, no? Ci scrivono. E vai con Corini a Firenze, ci scrivono. No, perché Corini non è mai stato avvicinato. No, Corini è anche un idolo di Palermo, è stato un grande giocatore del Palermo, era tornato applaudito da tutti, però sai, quella è una piazza pesante e giustamente anche loro hanno voglia di tornare in Serie A, insomma, quello stadio porta 40.000 persone, sì. Palermo un paio di volte Firenze come grandezza anche, quindi... Allora, vai Niccolò per Celeste. Sì, intanto, domande, visto che stasera ci approcciamo a una semifinale di Coppa Italia, tutti noi speriamo di arrivare in finale, però c'è anche da dire che le finali sono arrivate con Montella nel 2014 e poi l'anno scorso con Italiano, quando in semifinale hai affrontato l'Udinese e la Cremonese, non l'Atalanta, quindi stasera è senz'altro una gara proibitiva, però quanto, come dire, tu quanto vedi possibile questa finale? Ti ho detto prima, io credo che l'Atalanta in questo momento sia una squadra che ha un'idea di calcio, di gioco, sia molto concreta. In assoluto, ti ribadisco, la partita con Napoli, ho visto più che un Napoli in difficoltà, una grande Atalanta che ha messo sotto il Napoli con le idee chiare, e il Napoli a quel punto è scomparso. Dopodiché stasera tocca a noi affrontarla sicuramente con quelle motivazioni che servono per affrontare una squadra del calibro dell'Atalanta in questo momento. Quindi io credo che la Fiorentina possa arrivare sicuramente a centrare una finale, però deve fare la partita della stagione, le partite della stagione, perché non c'è solo l'andata, c'è anche il ritorno. Delle volte succede che tu incontri queste squadre, ecco, e sai speculare quello che sono il loro gioco, il loro modo di esprimere il gioco in campo, e quindi trovi quelle serate magiche. Questo io mi auguro la Fiorentina in questo momento si ritrovi per far sì che i valori della Fiorentina superino quelli in questo momento della Tanta. Giusto. Allora, dunque, Claudio, ci sei sempre? Come no, sono qui. Ho un messaggio, volendo, per Claudio. Ci scrive Carlo da Punta Cana. Vorrei chiedere a Piccinetti se non sia italiano a non saper valorizzare i suoi giocatori, perché Mina è diventato fondamentale nel Cagliari, perché quelli che vanno nelle loro nazionali segnano e giocano bene e da noi sono irriconoscibili. Parlo di Gonzalez, Beltran, Quamè. È possibile che sono diventati tutti brocchi? Mamma mia, ragazzi. Vabbè, Claudio. Io non credo, cioè vedo troppo negativa questa domanda qui rispetto al nostro radioascoltatore, però ragazzi, quando facciamo delle analisi su degli allenatori, delle persone, bisogna fare degli approfondimenti e vedere un pochino tutto il percorso. Ora, se da Firenze viene criticato, che questo fa parte del mestiere dell'allenatore, ma l'italiano viene apprezzato, se lo danno al Napoli, signori, cosa che secondo me non è vero, perché l'italiano fino adesso è l'allenatore della Fiorentina.
fino a prova contraria. A Napoli danno Conte, danno Italiano, danno Sarri, danno, voglio dire, le ragioni del mercato, del dio giornale e delle notizie le sappiamo tutte, no? Però aspettiamo a valutare. Sono contrario a quello che ha detto il nostro radioascoltatore. Italiano è un buon allenatore che deve crescere, che deve migliorare, però è allenatore e non è una cosa facile oggi essere allenatore. Essere allenatori che cosa vuol dire? Vuol dire che quando hai delle idee, le porti avanti, le devi ritoccare, le devi migliorare, questo senza ombra di dubbio, perché siamo qui a discutere questo, ma è un allenatore che aspettiamo giugno a fare delle analisi un pochino più approfondite e definitive. Celeste, che consiglio dai ai tuoi colleghi difensori, la Fiorentina? Di essere molto bravi e attenti, perché di fronte a una squadra che, ribadisco, quando attaccano si presentano in sette in area di rigore, e quindi devi essere molto molto speculare, ribadisco, su quello che sono i valori dell'Atalanta, e dopodiché collaborare, grande collaborazione, parlare molto in campo, aiutarsi, ecco Celeste, perché io fare le fasi preventive, che la Fiorentina delle volte, ecco, si trova uomo contro uomo, non voglio più parlare di quello subito con il Milan, perché secondo gol grida vendetta su questo aspetto qua. Perché no, perché sempre... Galbiati, no, dice non è sempre colpa solo della difesa, ma il contro il Milan ci ha messo tanto del suo, il Milenkovic di turno. Sì, ma voglio dire, no, è chiaro che si lavora per le parti, se il centrocampo fa un buon filtro la difesa va meno in difficoltà, ma ci sono anche delle situazioni, dei momenti di una partita che bisogna avere, ecco, in testa la lettura preventiva, cioè se un mio compagno sbaglia una situazione, io devo essere bravo in quel momento lì aiutarlo a rimediare, se però tutti sbagliamo, poi succede quello che è successo a Leao, va in porta col pallone. Quindi io dico, a metà campo delle volte si può fare un fallo sano, come si dice, cioè se mi trovo in difficoltà, so che le ha certe caratteristiche, io non guardo il pallone, guardo subito come fa l'Atalanta, vado subito sull'avversario, sì, addosso. Fallo, ci si ferma e si rientra tutti. Ecco, queste sono le letture del momento di una partita, perché tutti sappiamo che se le gli dai campo diventa, è già bravo, se gli dai campo diventa un fenomeno. Claudio. Mario, scusami, sì, cioè, noi abbiamo fatto un primo tempo con la Roma, che io ho visto una marcatura su Lukaku e l'altro centrale non c'era, era a centrocampo. Una cosa perfetta, perché ti è andata anche tutto bene. Mentre il secondo tempo, parlando con un interlocutore lì vicino a me c'era Celeste, uno mi fece una domanda: che cosa faresti ora? Dybala ha preso troppo campo, metto dentro Faraoni e ma non perché sono il tutologo, ci mancherebbe altro, ma era una sensazione che in quel momento lì la Roma aveva cominciato a prendere 20-30 metri. Quindi voglio dire, quando puoi rischiare? Quando tutte le componenti del gioco di squadra sono perfette, tu ti puoi permettere anche di rischiare. Quando salta uno, salta tutto, e quindi ti esponi a delle ripartenze, come ci siamo esposti, che non siamo stati ognuno al posto giusto nel momento giusto. Con il Milan, quando è partito Leao, aveva 40 metri di campo. Non è possibile, oggi non è possibile concedere 40 metri di campo a un giocatore. Però la Fiorentina, certo, ha rischiato anche il primo tempo, però è stata perfetta, e questo è merito di Italiano. Bene, non ha rischiato nulla. Claudio, grazie Claudio. Grazie anche, grazie a Super Celeste. Un abbraccio, ciao, grandissimo. Ciao. Un abbraccio grandissimo a tutti voi, a presto. Allora, dunque, noi stiamo per cedere lo studio. Manca un minuto e mezzo, sì. Ai nostri amici di Radio Firenze Viola, di Palla al Centro, quindi Tommaso Loreto, Luca Calamai e poi tutti gli altri della grande redazione di Radio Firenze Viola. Dunque, oggi interverranno Pino Vitale, Ceccarini, Andrea Santoni e Leonardo Vonci, che tra l'altro abbiamo sentito stamattina, ci ha chiamato in diretta proprio per parlare della meravigliosa serata organizzata dagli Ultra ieri sera per i 70 anni di Giancarlo Antonioni. Poi gli amici di La Firenze Viola proseguiranno anche con, successivamente dopo le 16, un colpi d'ala, ci saranno collegate anche Polverosi e Benarrivo. Comunque sono in diretta con Lady Radio dalle 14 alle 16 con questi opinionisti, con questi interventi, quindi voi restate qui tranquilli, perché arriva ancora tanto, tanta Fiorentina, tanto calcio, naturalmente qui su Lady Radio con gli amici di Palla al Centro. E
anche Mercato, perché essendoci Niccolò Ceccarini, sì, se volete chiedergli l'italiano del futuro che può essere il prossimo allenatore, senz'altro lui saprà insomma come rispondere. E poi per quanto riguarda la radio, alle 18 le bombe alle 6 non fanno male, e con Andrea Vignolini e Leonardo Peti, e poi naturalmente lo spazio con la cronaca con Federico Sartoni, poi Franceschino ti volevo dedicare alle 17, insomma palinsesto ricco come al solito e pronti insomma, e poi dopo ci sarà stasera e dopo le bombe alle 6 non fanno male, arriva la squadra di Federico Sartoni con gli inviati alla Franchi, con i nostri talent che giudicheranno la partita, le pagelle di Duccio Mazzone, il commento poi di Leonardo Petri. Ci siamo e siamo pronti ad andare alla linea, palla al centro. Ciao.